Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, come potete vedere in questo video sono veramente molto molto contento perché finalmente posso mostrarvi il mio desk setup finito e configurato, ed eccolo qua, lo potete vedere proprio dalla vostra visuale. Per chi mi segue sui social come Instagram e sul mio canale YouTube, vi avevo mostrato man mano tutti i progressi di montaggio. Proprio domenica scorsa sul mio canale YouTube vi ho portato un video che trattavo del montaggio del mio nuovo desk setup, ma in questo video voglio mostrarvi il mio desk setup completo, finito, configurato, tutti i prodotti che ne fanno parte e soprattutto la somma che mi è venuta a costare per mettere in piedi questo desk setup. Ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Fatemi sapere come si sente l'audio, perché proprio stamattina è arrivato il nuovo microfono Sabrent di Lavalier, quindi qua nei commenti aspetto la vostra. Detto questo, possiamo andare avanti e passiamo alla presentazione dei prodotti. Come primo prodotto lo conoscete ormai già tutti, ovvero il blasonato portatile HP 250G4, un portatile non troppo esigente ma dalle buone caratteristiche. A seguire troviamo i tre monitor del produttore Hansfree con il modello HV173A, e sono dei monitor da 17 pollici in formato 16 noni, solamente con connessione VGA. A seguire troviamo la tastiera Logitech K400 Plus, e in fondo alla scrivania troviamo lo speaker Bluetooth modello Majestic TS78BT. Dopo avervi fatto una breve presentazione di questi prodotti, passiamo a parlare di quella che è la predisposizione e la configurazione. Come potete vedere sulla sinistra ho predisposto il mio portatile HP 250G4 con il display completamente chiuso, collegando i miei tre monitor. Come potete vedere il monitor centrale, collegato direttamente via VGA, mi fa da monitor principale, mentre invece i due lati sono semplicemente estesi tramite degli adattatori. Il monitor alla mia destra è esteso tramite adattatore che trasmette segnali da HDMI a VGA, mentre invece il monitor sulla mia sinistra converte il segnale da USB a VGA. Devo dire che per quanto riguarda quest'ultimo adattatore io ero veramente molto scettico e non credevo che riuscisse a convertire il segnale da USB a VGA, né tantomeno credevo che il mio portatile riuscisse a supportare tre display. Però devo dire che di tanto in tanto questo adattatore che converte il segnale da USB a VGA ci sta qualche latenza, ovvero display nero proprio come in questo momento, ma dopo qualche secondo ritorna subito a funzionare. Come potete vedere io riesco a lavorare tranquillamente con comodità e riesco a dividere il lavoro sui miei tre monitor. Per quanto riguarda la scrittura, già la conoscete, ho optato per la mia solita tastiera Logitech K400+, che per quanto riguarda la scrittura, pressione dei tasti e comodità, non è ideale, mentre invece per quanto riguarda l'audio già ne ero in possesso ed ho scelto di installare lo speaker Bluetooth Majestic TS78BT, di cui mi aveva regalato la mia fidanzata qualche tempo fa. Ma la top delle top sul mio nuovo desk setup è stata sicuramente la canalina. Se avete seguito il video di domenica scorsa, i cavi erano tutti là penzolanti e a me, credetemi, dava un fastidio enorme, ma grazie a questa canalina sono riuscito a raggruppare tutti i cavi lì dentro, dando veramente un bell'ordine alla mia scrivania. Adesso, per quanto riguarda i prodotti presenti su questa scrivania, ovvero il mio computer HP 250G4, i tre monitor Hansfree HV173A, la tastiera Logitech K400+, lo speaker Bluetooth Majestic TS78BT e i due adattatori che convertono in segnali da HDMI a VGA e da USB a VGA, il link d'acquisto su Amazon li trovate qua in basso in descrizione. Mentre invece per quanto riguarda il computer HP 250G4, la tastiera Logitech K400+, e lo speaker Bluetooth Majestic TS78BT, trovate il link alle mie video recensioni sempre qua in basso nella descrizione. Allora, ok, sì, Raffaele, hai parlato troppo, adesso devi solo dirci qual è stata la somma che hai speso per costruire il tuo nuovo desk setup. Allora, considerando che tutto quello che era già nel mio possesso come computer, tastiera e speaker Bluetooth in fondo alla scrivania erano già in mio possesso, mentre invece ho acquistato i tre monitor. I tre monitor, come detto all'inizio di questo video, sono tre monitor dell'Hansfree modello HV173A
purtroppo solo con connessione VGA, e li ho pagati 60 euro. Attenzione, non 60 euro l'una, ma 60 euro tutti e tre. E dato che per acquistarli ho portato nel mercato dell'usato, me li hanno consegnati senza la relativa cavetteria. Quindi per ogni monitor ho acquistato anche la cavetteria come alimentazione e cavetto VGA, quindi attorno ai 15 euro, e siamo arrivati già all'incirca ai 75 euro. Mentre invece per quanto riguarda gli adattatori che convertono i segnali da HDMI a VGA e USB a VGA, li ho pagati rispettivamente 8 euro l'una. Quindi facciamo conto che per tutti e due gli adattatori io abbia speso 15 euro, e siamo arrivati alla cifra di 90 euro. Mentre invece per quanto riguarda la canalina, e credetemi, quella canalina la devono santificare, perché mi ha permesso di mettere ordine con i cavi qui sulla mia scrivania, l'ho pagata solamente 6 euro, quindi siamo arrivati all'incirca a 96 euro. Quindi posso ben dire che con meno di 100 euro io sono riuscito a crearmi i desk setup che volevo, e desk setup che volevo è questo qua, una postazione a 3 monitor. Adesso sono proprio curioso di sapere la vostra sul mio nuovo desk setup qua in basso nei commenti, e vi raccomando, se questo video vi fosse piaciuto lasciate un bel pollicione in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, e soprattutto condividete questi video perché aiutano molto a crescere il canale. Già lo sapete, potete trovarmi anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, di cui tutte le novità passano prima dal canale Instagram e poi al canale YouTube. E tutto il resto già lo sapete, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!